Mascherine, distanziamento e gel per igienizzare mani ed oggetti. È ripartito così Amico CB2, il progetto di educazione ambientale proposto e realizzato dal Consorzio 2 Alto Valdarno in collaborazione con Eta Beta Ollus e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale. In tutto saranno 300 i ragazzi che prenderanno parte al percorso didattico esperienziale che punta a far conoscere il fiume e le sue dinamiche. I primi protagonisti dell'iniziativa sono stati gli alunni delle scuole Masaccio e Sant'Etani di Arezzo che sono tornati a cimentarsi con Flumina Lab per imparare, ovviamente divertendosi. Cioè io in questo modo non sono corretta perché l'acqua non sta scorrendo, cioè sta scorrendo verso me, quindi mi devo mettere così. I ragazzi, nel pieno rispetto di uno scrupoloso piano di sicurezza, si sono così trasformati in architetti, ingegneri e agricoltori, hanno costruito case, ponti, chiese e fabbriche, hanno seminato e piantato alberi, utilizzando l'efficace dispositivo che consente di simulare il comportamento di un fiume e di verificare in tempo reale l'impatto che le scelte umane possono avere sulla funzionalità delle aste fluviali.